È verosimile che le persone siano fonte di trasmissione solo nel momento in cui hanno i sintomi e che se le persone con infezione vengono rapidamente identificate, il rischio va da basso a molto basso. Quindi dobbiamo considerare che le parole hanno un senso da basso a molto basso. Ad oggi risultano ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani due pazienti positivi al test per il nuovo coronavirus. Trattasi di una coppia di nazionalità cinese proveniente dalla città di Wuhan, provincia di Hubei, in Cina. Sono altresì ricoverati presso questo istituto 12 pazienti provenienti da altre zone della Cina interessate all'epidemia. Questi pazienti presentano sintomi respiratori modesti, sono sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Altri 9 pazienti sono stati isolati nel nostro istituto e già dimessi dopo risultato negativo del test per la ricerca del nuovo coronavirus. Ulteriori 20 soggetti asintomatici che risultano essere stati contatti primari della coppia con la infezione dal nuovo coronavirus sono attualmente in osservazione presso il nostro istituto. Da quanto emerso durante il soggiorno romano, la coppia avrebbe limitato gli spostamenti all'interno e al di fuori dell'albergo ed indossato mascherine di protezione. Sono scattate quindi tutte le misure previste e veniva individuato il gruppo di viaggio. Il mezzo veniva quindi accompagnato dalle autorità sanitarie e dalle forze dell'ordine presso l'Istituto Nazionale Spallanzani, dove giungeva ieri sera alle ore 22. Tutti sono risultati asintomatici, sono stati individuati 3 possibili contatti posti in sorveglianza domiciliare nel principio di massima cautela a cura delle ASL competenti. Non si ravvede la necessità di assumere ulteriori iniziative di sanità pubblica rispetto a quanto fatto finora e l'albergo può proseguire la sua attività. Sul caso di Tivoli già abbiamo fatto un comunicato, è un caso di un paziente di nazionalità rumena, un operaio manutentore che adesso presso l'Istituto Spallanzani da ieri sera, ma non è entrato mai in contatto con la coppia che è risultata positiva, per cui seguirà lo stesso iter che hanno seguito tutti i casi che sono stati segnalati. I 12 nuovi sono arrivati campioni, sono in corso i test e i risultati saranno pronti a brevissimo. I casi sospetti che sono sintomatici e risultano negativi al primo test, di solito in base al livello del sospetto viene richiesto un secondo campione per essere sicuri che non sia sfuggita alla prima mandata la diagnosi. È verosimile che le persone siano fonte di trasmissione solo nel momento in cui hanno i sintomi e che se le persone con infezione vengono rapidamente identificate il rischio va da basso a molto basso. Quindi dobbiamo considerare che le parole hanno un senso da basso a molto basso.